Questa non la riesci a pulire con lo spazzolino soft. Per fare le protesi avvitate come le facciamo noi, c'è bisogno di tecnologia, che è la tecnologia SLM. Per esempio, andiamo sul gruppo Exocad Expert, vediamo. Questo è il gruppo dei i designer più esperti che c'è al mondo. Okay. Questo è il gruppo, qua ci sono, guardate i membri, 31.539 membri, qua ci sono tutti i designer di protesi, i più bravi, veramente i più bravi al mondo. Ok, dove si fanno studi, si fa un sacco di ricerca con questi gruppi. Questi sono i nostri pazienti. Questi sono i nostri pazienti, andiamo su discussione. Noi facciamo diffusione su scala planetaria poi di quelli che sono i nostri casi, i nostri pazienti. Voi non li vedete, però noi li mandiamo nei gruppi, okay? Nei gruppi dove ci sono gli addetti ai lavori. Abbiamo un'ottima reputazione, ma a livello mondiale, su scala mondiale, per questo curiamo bene i pazienti, perché abbiamo i riflettori della comunità scientifica addosso. Anche oggi c'erano in clinica pazienti che non curiamo. Non prendiamo in cura, tutto parte dalla selezione del paziente. Non sempre puoi curare tutto, De delle volte devi dire di no, perché se dici di sì a un caso che ha il 100% di rischio di fallimento, è un boomerang. Ok, noi non ci serve fare cassetta e scappare con la cassetta. Ci abbiamo un progetto noi di corsi, di fare formazione. Questa è un'aula dove ci siete voi, ma poi si siedono anche i dentisti, i maxillofacciali qua, facciamo la diretta con le sale chirurgiche. Ma Ok. mi posso permettere? Sì. Allora, se voi rinunciate a un caso, Sì. ok, questa persona che è cliente, Sì. no? No, Se voi la lo rifiutate, differiamo, tempo tra un anno si potrà curare. ah, ok, Deve smettere prima dei farmaci, allora fare questa è una ancora più grave. preparazione, eccetera. Ma perché rifiutare una persona, come avevo capito io, voleva dire cercare di non Ok. risolvere Non un poterla problema. Io non lo curare. risolvo, vai da un altro così è finita. No. Noi ci sono ora delle altre pazienti, le sorelle che sono arrivate giù, che ora stavano entrando in sala, sono venute mesi fa. Prima di fare le cose che facciamo ora, ho indagato prima se c'erano altre possibilità. C'era un altro paziente, Dario, questi giorni che era qua, e faremo con lui invece dei corsi con delle tecniche nuove di ricostruttiva ossea che hanno presentato per esempio i giorni scorsi a Istanbul. Vediamo, ve le faccio vedere sempre qua che il gruppo mi aiuta. Andiamo qui, vi faccio vedere Ecco qua, queste sono le tecniche ora che sono state presentate per ricostruire l'osso, sono delle placche. Questa era la situazione prima, quella di su. Dove stava? Sono perso. Sopra è la carenza di osso che aveva e sotto come è stato ricostruito. A questo punto ora si possono mettere gli impianti. Così invece di fare dei dentoni lunghi, faccio dei denti piccoli, ma c'ho impianti che hanno tanto osso attorno. E questo non si sarebbe potuto ottenere prima. Ora si può ottenere perché hanno, con la tecnologia SLM, sdoganato tutta una serie di tecniche nuove che possono essere fatte con le stampanti 3D. Questa placca in titanio è fatta con la stampante in 3D. Queste placche prima non esistevano. Te le saresti dovute far fare custom dalla fabbrica di impianti, costi proibitivi, non lo fai. Invece questa, produrla costa quanto? Massimo 50 euro adesso. Quindi significa poter avere delle soluzioni tipo sudario che sono percorribili, permette di riavere i denti in caso di pazienti che sono stati menomati da interventi falliti, andati male, oppure casi che prima non si potevano fare. Si apre tutto un grande ventaglio. Alcuni pazienti noi li facciamo con queste tecniche, altri pazienti aspettiamo, cioè se non siamo pronti aspettiamo, se il paziente non è pronto si aspetta. Se i tessuti non sono pronti, la protesi definitiva non si mette. Aspettiamo a condizionare ancora meglio i tessuti perché poi abbiamo l'equipe marketing, Vasile, ragazzi, che devono fare le foto e video. Ogni paziente deve essere una star, ma non per fare la pubblicità per i pazienti, ma per la comunità scientifica. Che vantaggi ha per noi lavorare in questo modo? Per noi lavorare in questo modo significa
attrarre cervelli e far crescere l'equipe, far risparmiare ancora più tempo e creare gap, vantaggio competitivo rispetto alle cliniche con cui ci confrontiamo nel mondo, neanche in Europa. Qua in città non è che noi abbiamo competitor nella città, ok? Noi ci confrontiamo ormai a livello planetario. Io so chi sono i miei guru, chi sono i miei riferimenti e ogni giorno ci competiamo con loro.